Ciao ragazze, bentornate sul canale o benvenute sul canale se siete delle nuove iscritte. Oggi andremo a parlare della collezione Fall 2.0 della Kiko Milano, una collezione limited edition che è ispirata alla città di Venezia, quindi a questa città romantica e molto misteriosa. Il design di questa collezione è firmato nuovamente dal design Ross Lovegrove. Infatti, se vedete il design primario della collezione, ricorda molto una vecchia uscita di Kiko. Per quanto riguarda il packaging primario, abbiamo questa texture à pois che ricorda molto, appunto, come vi dicevo, quella della collezione precedente, e anche nel packaging secondario ritroviamo sempre il blu in due tonalità insieme all'oro. Questa collezione è una collezione davvero molto molto ampia, quindi abbiamo tantissimi prodotti all'interno. Io vi faccio vedere quelli che Kiko mi ha inviato gentilmente, li andremo a provare insieme e vedremo quello che appunto sono le mie opinioni real life, perché se mi seguite da poco questa rubrica appunto si compone così, nel senso che proviamo insieme per la prima volta dei prodotti e appunto insieme andiamo a come si dice, esprimere quelle che sono appunto le prime impressioni in merito ai prodotti. Come primo prodotto vi volevo far vedere la classica pochette, che è quasi presente in tutte le collezioni di questo filone, ed è una pochette fatta in questo modo, molto brillantinosa, sempre blu con la catenella dorata. Vi faccio vedere prima i prodotti che appunto non andrò ad applicare nel video, e sto parlando di questa maschera, questa qui, è una maschera per il contorno occhi, anche questa è ispirata alle maschere veneziane perché proprio è fatta una volta aperta come se fosse ricamata di pizzo. Quindi va a richiamare molto le maschere, come vi dicevo, veneziane. La maschera costa 5,95 euro, mentre la borsa 18,95 euro. Ora passiamo ai pennelli, e questo è il primo pennello che vi faccio vedere, è un pennello da contouring molto bello, cioè esteticamente mi piace tanto, molto morbido come setole. Mi piace questa sezione un po' ondulata, diversa dal pennello che è uscito precedentemente perché era praticamente dritto ma molto simile nel packaging. E poi abbiamo un pennello da blush, in questo modo sempre angolato, con la stessa sezione del pennello che vi ho fatto vedere precedentemente ma più piccolino. Il pennello da blush costa 14,95 euro, questo flat invece costa 16,95 euro. Siamo subito con i prodotti, e il primo prodotto che voglio farvi vedere è questa Maxi Terra. Diciamo che è un must have nelle collezioni di Kiko, in quanto in tutte le collezioni appunto è presente una Maxi Terra di questo tipo. L'odore è molto simile a quelli di Kiko, molto vanigliato, dolce, e questa terra costa 22,95 euro, la trovate in due tonalità. Questa che ho io è appunto la 01 Warm Melange, e la andiamo ad applicare con il flat. È un po' polverosettina, quindi dovete un attimino scaricare il pennello, e la vado ad applicare in questo modo. Devo dire che questa tipologia di pennello per il contouring mi piace, che trovo che realizza il contouring in maniera molto veloce. La terra è la classica terra di Kiko, un po' caldina, quindi non vi aspettate una terra dal sottotono freddo, perché come potete vedere è abbastanza calda, però si sfuma abbastanza bene. Per quanto riguarda questi due prodotti, il pennello mi piace, però se avete il viso un po' piccolo non ve lo consiglio. La terra, classica terra di Kiko. Ora veniamo al blush, e anche questo si presenta nello stesso pack della terra, quindi tutti i prodotti viso hanno lo stesso packaging. E per quanto riguarda il blush, io ho la colorazione 01 New Coral, che trovo forse un pochettino troppo chiara per me al momento, però andiamo a vedere se è così o meno. E per quanto riguarda il blush, in questa collezione ci sono ben 4 colori a 12,95 euro. Andiamo ad applicarlo con il pennellino. E come vedete su di me si nota, non è che non si nota, però penso che sia un po' chiaretto, perché è molto molto naturale, essendo leggermente abbronzata si nota poco. Quindi se siete molto abbronzate vi consiglio, qualora siete interessati a questo blush, di prendere le colorazioni più scure. Ora vediamo l'ultimo prodotto viso, sì, che possiedo io, ed è il Gold in Progress Highlighter, quindi è un illuminante, e questo è presente in due tonalità se non erro, io appunto la 01. Vado ad utilizzare sempre lo stesso pennello solo dalla punta,
e andiamo ad applicare l'illuminante. Col pennello non lo vedo molto presente l'illuminante, mi piace bello power, quindi provo col dito. Col dito diciamo che si nota un po' di più, non so se il video si riesce a vedere, quindi applicandolo col dito è più intenso, però trovo che abbia una tonalità molto dorata, quindi non so, deve piacervi questa tonalità abbastanza dorata. Ed è questo l'effetto. Ora, questa è una collezione autunnale, quindi diciamo che non è pensata, credo, per pelli abbronzate, anche se comunque uno in autunno si porta un po' lo strascico della abbronzatura estiva. Però se io avessi avuto il mio colore di pelle naturale, quindi bianco fantasma, questo colore sarebbe risultato, almeno sulla mia tipologia di carnagione, molto dorato. Per quanto riguarda gli occhi, iniziamo con la base occhi, che è l'unica presente nella collezione a costo di 8,95€, ed è questa nel colore universale, non avete tipologie di colore, il packaging è il classico da Lip Gloss. Quindi andiamo ad applicare su tutto l'occhio. Allora, è leggermente colorata, quindi vi va a uniformare un po' il colore della palpebra. Per quanto riguarda gli occhi, veniamo forse al pezzo forte della collezione, che sono questi ombretti magnetici in polvere libera. Sono magnetici in quanto i pigmenti presenti all'interno del prodotto sono magnetici e sono attratti dalla calamita presente all'interno del packaging, e quindi non escono, pur essendo dei pigmenti, non escono dalla confezione. Il viaggio hanno preso una bella botta, per cui si è rovinata un po' la trama dell'ombretto. Vi faccio vedere, guardate che, non so se si riesce a vedere, è finita tutta da un lato, quindi prendendo una forte botta il prodotto si è spostato. Io ho queste due colorazioni, che sono la 04 e la 01. Sono simili a degli ombretti di MAC che sono usciti precedentemente, solo che quelli di MAC hanno la trama lineare e non ondulata. Questi ombretti hanno il costo di 12,95€ e sono usciti in 6 tonalità. Dovete proprio leggermente picchiettare il prodotto, perché ripeto, sono dei pigmenti. Andiamo a vedere. Wow, bello, mi piace, è molto molto intenso come prodotto. Ok, allora sfumandolo perde un po' quell'effetto metallico che ha quando invece lo applicate, diventa quasi un marrone grigio, quindi dovete poi riapplicare il prodotto. Guardate qui che è andato via, forse zoom un po'. Allora, dicevo, andando a sfumare, vedete, perde quell'effetto metallico di cui vi parlavo inizialmente. Consiglio di sfumare il prodotto. Ora non vado a realizzare il make up più preciso del mondo, altrimenti staremo qui 8 ore. Dopodiché vi consiglio, con un pennello sintetico piatto, di andare a intensificare di nuovo il colore. Guardate, in questo modo lo rendete di nuovo metallico e un po' più intenso. E se lo sfumate, state attente a non toccare il prodotto col pennello. Cosa bella che non ha fatto per niente fallout, quindi mi piace, perché essendo pigmenti è stranissimo. E lo applico bello anche questo qui, picchiettato così in maniera intensa, bellissimo. È giusto da applicare qui lo sfumo, bello, non so se riuscite a vederli, ma sono proprio belli pigmentati, metallici, luminosi, bellissimo. Questo è un prodotto che mi piace da morire, bello bello bello. La base occhi non mi fa impazzire, perché qui mi ha creato un grumo, non so per quale motivo, quindi la base occhi. Quindi questi ombretti li ritengo comunque abbastanza validi, mi piacciono, si sfumano abbastanza bene, sono belli intensi, metallici, quindi sicuramente questo è il pezzo forte di tutta la collezione. Veniamo adesso sempre dei prodotti occhi, e sto parlando degli eyeliner presenti all'interno della collezione, un numero 01 e 04, rispettivamente un dorato e un grigio antracite. Sono disponibili 4 colorazioni a costo di 8,95€. Andiamo ad applicarli sugli occhi, vediamo come si comportano anche con i pigmenti e se sono appunto scriventi. Inizio con il dorato, vediamo un po'. Allora, devo dire che è abbastanza scrivente.
pensavo che sul pigmento non rendesse più di tanto, invece guardate, bello, mi piace davvero tanto. Gli eyeliner chiari sugli ombretti scuri non si notano più di tanto, invece questo davvero bello. Cattura bene la luce, ha questo finish bello metallico ma non eccessivo, perché non ha dei glitter all'interno, è proprio metallica la texture. Anche questo prodotto mi ha colpito, lo ritengo abbastanza valido. Per quanto riguarda gli occhi, abbiamo delle matite metalliche. In realtà queste matite possono essere utilizzate sul viso, sugli occhi e sulle labbra. Hanno un costo di 5,95 euro e sono presenti in quattro colorazioni. Io ho la numero 03 e 02, queste due qua. Andiamo a fare gli swatch. Ha una texture molto morbida. Credo che siano delle matite abbastanza sfumabili. Sono questi due, gli swatch. Bella quella pescata ramata, mi piace molto. Andiamo ad applicarla nell'angolo interno dell'occhio. Applico la 02. Non amo particolarmente queste matite all'interno dell'occhio, nella rima interna, perché boh, non mi piace molto come effetto sugli occhi, almeno sul mio occhio. Vado ad applicare anche qua come punto luce, ora ne andiamo a sfumare e si sfuma anche abbastanza facilmente, non so se riuscite a vedere nel video. Non la trovo particolarmente luminosa, mi aspettavo un finish, almeno sugli occhi, sulla mano sì, ma sugli occhi si va a ovviamente fondere con i prodotti applicati precedentemente, per cui non la vedo molto luminosa, cioè me l'aspettavo molto più luminosa, per cui questa non mi ha fatto molto impazzire. Passiamo ora invece all'ultimo prodotto per quanto riguarda gli occhi che ho io qui con me, e sto parlando del mascara. Questo mascara è uguale a quello presente nella collezione nel 2016 della Kiko Neo Noir. Ha avuto molto successo all'epoca, per cui Kiko l'ha voluto appunto riproporre. Lo scovolino, uno scovolino in elastomero piccolino, molto simile a quello di Sephora dell'Outrageous Curl, se non erro, che amavo tantissimo. Mi piace tantissimo questa tipologia di scovolino molto piccola e con i dentellini definiti, perché vi permette davvero di definire bene le vostre ciglia. Lo andiamo ad applicare insieme e vediamo un attimino l'effetto. Il costo di questo mascara è di 12,95 euro. Mi dispiace, però me le tende un attimino ad appiccicare. Ripeto, non so se dipende dal fatto che ho le ciglia un po' rovinate o se proprio è questo l'effetto del mascara. Andiamo ad applicarlo anche dall'altra parte, vediamo un attimino. Non me le vado ad allungare, non so se avete visto il mio video del mascara di Essence, proprio le ciglia me le allungava da morire. Questo invece me le lascia così come sono per quanto riguarda la lunghezza, vedete, le divide bene, però non me le allunga. Quindi boh, sulle mie ciglia non mi piace, quindi per cui mi dispiace. Trovo forse lo scovolino molto comodo per le ciglia inferiori, perché essendo piccolino riuscite veramente ad applicare bene il prodotto sulle ciglia inferiori, però non mi piace sulle mie ciglia, non mi dà quell'effetto che vorrei da un mascara, quindi bello allungante, voluminoso. Fatemi sapere se lo avete provato, se avete provato quello nella precedente collezione, come vi ci siete trovate, se vi ha fatto un effetto particolarmente bello. Passiamo adesso invece alle labbra e parliamo delle matite. Io ne ho due nella colorazione 01 e 02. Queste matite hanno un costo di 5,95 euro e sono presenti in 6 colorazioni. Io direi di andare ad applicare entrambe, quindi fare una versione nude e una versione un po' più drammatica, quindi un po' più intensa. E vediamo un attimino come si comporta sulle labbra. È molto chiara. Credevo fosse più scuro. Invece è abbastanza chiara. La texture è morbida, però la colorazione è bella chiara. E sulla bronzatura questa tipologia di colorazione non mi piace. È una collezione appunto autunnale, però essendo uscita adesso, comunque chi l'acquista ha ancora l'abbronzatura, per cui questa colorazione, se siete molto abbronzate, la trovo un po'
che sbatte, andiamo ad applicare al di sopra il rossetto uscito sempre all'interno di questa collezione con il packaging, ovviamente che rispecchia quello che è il packaging primario degli altri prodotti, quindi sempre blu con una chiusura magnetica molto molto comoda, mi piace tanto. E vado ad applicare il numero 01, che è sempre un rossetto nude dal finish matte, quindi questi lip stilo sono dal finish matte e hanno un costo di 9,95 euro. Andiamo ad applicarlo. La texture è bella morbida, al momento è lucido, quindi sicuramente sì, nel momento in cui si asciuga va a diventare matte. La colorazione non mi fa impazzire secondo i miei gusti, la trovo, ripeto, troppo pescata e chiara, non mi piace tantissimo. Senza matita è leggermente più scuro e mi piace molto di più così. Allora, il prodotto si è asciugato e come potete vedere è diventato matte, è una texture, la sentite appiccicosa sulle labbra, nel senso, guardate, però non è fastidiosa, è leggera, per cui non vi dà fastidio sulle labbra. Preferisco il prodotto applicato senza la matita al di sotto, perché con la matita diventa ancora più chiaro, per cui mi piace così applicato da solo. E non è malvagio, però vi deve piacere appunto la tonalità. Ora passiamo invece a quella più scura, che è la numero 02, e la matita è appunto la numero 02, quindi le matite sono praticamente abbinate ai rossetti. Per accorciare un po' i tempi, quindi andare a struccare e ritruccare le labbra, andremo ad applicare la matita solo nella parte superiore delle labbra con il rossetto al di sopra, e sotto applicheremo solo il rossetto. In questo modo vediamo un attimino anche la differenza di colore, quindi vado con la matita su. Anche questa è molto molto morbida. Guardate, vado a riempire tutto. Queste matite, essendo così morbide, potete anche utilizzarle da sole come rossetto, perché le colorazioni sono molto belle. Ora vado ad applicare il rossetto 02. Andiamo prima sulla matita. Ok, bello come colore, questo mi piace da morire. Trovo che ci sia veramente pochissima differenza tra l'applicazione con e senza matita. Trovo però che, avendo questa texture nel momento in cui stendete il prodotto molto morbida, trovo che sia più facile l'applicazione con la matita al di sotto, perché vi permette appunto di avere, vedete, un effetto un po' più preciso, il prodotto non scivola più di tanto, mentre qui avete un attimino un po' di difficoltà ad andare ad applicare il prodotto precisamente, perché proprio tende a sbordare, quindi questo qui lo preferisco sulla matita decisamente. Questo è l'effetto finale con il rossetto totalmente matte. Come potete vedere ha questo finish un po' luminoso, quindi questa cosa mi piace, non mi dispiace su questa colorazione, e questa colorazione sicuramente è la mia preferita, mi piace tantissimo, ripeto, è la numero 02, bella. Come ultimo prodotto labbra abbiamo un lip gloss universale, quindi di questa unica colorazione, ve lo faccio vedere, questo al costo di 8,95 euro ed è leggermente rosato, vedete, non so se riuscite a vederlo, è opaco però leggermente dalla tonalità rosata. Vediamo, andiamo ad applicarlo al centro delle labbra. Bella la profumazione, è molto denso come prodotto, quindi non è quei lip gloss super scivolosi, ed è bello su questo colore, mi piace, un po' mentolato forse, però è bello. Non è di quelli che vi fa i filamenti, ma mi dà la sensazione che sia rimpolpante, perché sento pizzicare un po' le labbra. Andiamo un attimino a vedere sull'Eplian. La formula è arricchita con acido ialuronico, la texture contiene agenti rinfrescanti per offrire una sensazione di freschezza duratura. Sì, infatti questo odore mentolato che vi dicevo vi dà quella sensazione un po' di pizzicorio, cioè di una sensazione di freschezza leggermente che pizzica. Quindi, per quanto riguarda questo prodotto,
lo trovo un prodotto semplice per quanto riguarda la colorazione, un po' particolare perché dà appunto questo effetto freschezza sulle labbra, però ripeto, è un gloss semplicissimo per quanto riguarda la colorazione. Quindi, tirando le somme, sicuramente i prodotti che ritengo validi sono i Magnetic Eyeshadow, questi ve li consiglio davvero di cuore, anche gli eyeliner li trovo davvero molto validi, soprattutto quello dorato, non mi aspettavo una pigmentazione di questo tipo, e anche i rossetti, in particolar modo quello che ho provato io, lo 02, il rossetto stilo, mi piace davvero tantissimo come colorazione e come finish. E niente ragazze, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questa collezione, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa ne pensate in merito ai prodotti, avendo guardato questo video, appunto avendo visto anche l'applicazione dei prodotti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!